Fiat Panda 1.3 Multijet 75 cavalli del 2013 con 160.000 km. Vediamo come si è ridotta. Come avete visto nel precedente video, ho deciso di fare una rubrica su alcuni usati che mi passano tra le mani, ossia su alcune auto che hanno abbastanza chilometri da fare una valutazione per vedere come si è ridotta, tra virgolette, una macchina, come si è usurata o meno. Oggi mi è capitata questa Panda, che è un 1.3 Multijet del 2013, dovrebbe essere, da 55 kW, che corrispondono a 75 cavalli. Vi ricordo poi una piccola chicca, che sul libretto non trovate mai i cavalli, perché tanti me li chiedono. Sul libretto trovate i kilowatt. In questo caso, per sapere quanti cavalli ha l'auto in base al numero dei kilowatt, dovrete moltiplicare numero di kilowatt per 1,36. Quando fate questa moltiplicazione avete il numero di cavalli. Ma adesso procediamo all'analisi di questo pandino. Esternamente la carrozzeria naturalmente è un po' vissuta, è piena di vari segnetti. I fari sono opachi, hanno fatto l'ossido, però si possono lucidare questi. E la carrozzeria si vede che viene lavata spesso con le spazzole, perché ha dei segni, i segni delle spazzole praticamente. Il parabrezza, guardate, quando fa questi segnetti vuol dire che è un parabrezza vecchio che ha preso parecchio sole, però è normale, cioè non succede nulla. I copricerchi invece sono tutti scoloriti, questi erano un bel grigio cromato come questi, che sono di un'altra macchina, invece a furia di essere lavati, vedete che hanno perso praticamente tutto il colore. Le maniglie, la plastica delle maniglie è ancora integra, però vedete che è opaca, quindi se io vado a graffiarla si vedono i segni, perché ormai la plastica è vissuta. Vedete, guardate i copricerchi, sono totalmente grigio opaco perché hanno perso tutta la cromatura. Naturalmente ha segnetti un po' ovunque. I gruppi ottici posteriori sono buoni. Il logo nelle Fiat si rovina, l'ho visto anche su altre macchine, questo che si rovina, si disintegra in alcuni, cioè salta via, si perde. Vediamo com'è all'interno. Oh, il sistema, vedete questi? L'ho fatto vedere anche su un altro video. Questi ce li hanno anche le Volkswagen e durano tantissimo nel tempo, però non si rompono mai. Non ho mai visto dei gancetti così rotti. Naturalmente macchina che ha vissuto, però ha retto bene il tempo. D'altronde 160.000 km non sono pochi. Un ruotino sicuramente, sembra più piccolo della ruota normale. Forse è stato anche utilizzato. Andiamo a vedere l'interno. L'interno non è malaccio. Qua, contate che la Panda ha pochissima roba, quindi poca roba si rovina, però questi li ho già notati, si scollano, tendono a scollarsi, li ho visti anche su altri tipi di Panda. Naturalmente sono macchiati, però le manigliette, la Panda ha le sicure che si attivano cliccando così, oppure col tasto. Le manigliette e le altre plastiche durano abbastanza bene, anche questi. Questo è il volante regolabile in altezza. La cruscotteria ha tenuto bene. E anche le bocchette dell'aria sono abbastanza nuove. Questa è l'autoradio, ma adesso vi accendo il quadro e vi faccio vedere il chilometraggio. Però è una macchina ben tenuta. Contate che questa macchina ha tutti i tagliandi, infatti ha anche fatto la catena di distribuzione. 160.033. Andiamo ad accendere. Accende subito, classico suono del motore 1.3 Multijet, che a me sembra un trattorino. Alza cristalli, che sono semplicissimi, cioè la Panda, nella Panda si può rompere poco perché c'è poco, non c'è nulla. Il pomello sembra originale, così anche come la cuffia. Le cuffie durano delle Panda, neanche tutte le parti interne. Il freno a mano è un po' usurato, si vede da qua. E qua un po' ha ceduto questa plastichina, perché ci sono delle mollettine di plastica che la reggono. Questo è il vano portaoggetti, che per dire che è una macchina piccola è abbastanza profondo. Naturalmente non c'è niente, non è rinfrescato, non ha luce, non ha proprio nulla. È in stile Panda. I potenziometri dell'aria non hanno segni
di rotura e di utilizzo, e tutti i tasti, guardate, sono perfetti. Quindi si vede che non è stata cambiata, non è stato toccato nulla, nulla, così come il volante ha retto bene. Sicuramente era una macchina ben tenuta, a parte qua, vedete, cioè sicuramente viaggiava con la mano così e non si è rovinato più di tanto. Alette parasole sono ok, un po' macchiate, ma ci sta, ci sono delle macchie, però vedete, le mollette reggono, le cinture salgono perfettamente. Ci sono delle cose che si rovinano e altre meno. Guardate il sedile. Il sedile in alcune macchine si disintegra qua, invece questo ci sono, c'è il segno di usura, è naturale, fisiologico, però non è né rotto né strappato e non è neanche rifatto, perché si vede che è il suo originale, anche perché è un po' sbiadito. Non ha i tappetini perché sicuramente li hanno levati, che si sono consumati. Vediamo il posteriore. Posteriore si vede che ci viaggiava qualcuno, perché ci sono segni di usura, però anche qua la selleria è a posto. I poggiatesta, questi non so se possono scendere più di questo, ma penso di sì, cliccando questo tasto. Questa è una 5 posti. Cintura posteriore, qua è un portagrucce. Naturalmente la Panda, cioè oltre a fargli questi porta bottiglie, porta bicchieri, che in tutto ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, sembra che ci devono fare un festino dentro, non ha grosse cose, cioè no, non ha quasi nulla. La chiave è abbastanza usurata, guardate i tasti come sono consumati, però la molla funziona sempre bene. Sono abbastanza chiavi, abbastanza resistenti. Nel mio canale trovate come sostituire la batteria di questi tipi di chiavi, ci sono vari tutorial. Si può sostituire anche il guscio, è semplicissimo. Però vedete, questo è sintomo che la macchina veniva usata molto molto spesso, perché i tasti sono veramente... si è quasi cancellato il simbolo dell'apertura e della chiusura. Poi questo non so se... qua c'era l'apertura del cofano, infatti adesso si è aperto. Adesso voglio vedere il vano motore, perché la batteria l'ho cambiata io di questa macchina, perché quando è arrivata aveva una batteria praticamente morta. E adesso vi faccio vedere il cofano della Panda che apre da qua. Spengo il motore perché non voglio che ci sia un caldo eccessivo. Anche qua il logo, vedete che ha dei piccoli taglietti all'interno, perché quella è la plastica, naturalmente è vissuta. Motore è il 1300 multijet, vedete, non è stato lavato, quindi è impolverato. Vi ho detto, la batteria l'ho cambiata io da poco. Questa è una scatola portafusibili. Quando ci si lava il motore, vedete che c'è il simbolo, non si deve mai passare l'acqua davanti d'acqua. Però in linea di massima è un motore, cioè c'è abbastanza spazio per lavorare, non tantissimo. Le plastiche reggono bene, sono assemblate bene. D'altronde questa è la macchina più venduta d'Italia. Una cosa che mi piace, vedete, sono le specifiche dei tipi di oli che si devono utilizzare, e questa è una cosa molto molto buona, perché in alcune auto non viene messo questo. Una volta acceso all'aria condizionata il motore è un po' più rumoroso, ma è normale. Poi, essendo anche piccola, l'insonorizzazione di questa macchina non è che sia fantastica tipo Audi, quindi si sente un po' il suono del motore. Poi, essendo anche il 1300 multijet un motore abbastanza rumoroso, e correggetemi se sbaglio, perché io ho trovato sempre i 1300 multijet abbastanza rumorosi come motori. La Panda la preferisco benzina, perché alla fine ha ottimi consumi. Poi vi farò anche un report delle Panda 1000, le nuove Panda Hybrid, e delle 1200 benzina, farò una comparazione, però riuscirò a farla quest'inverno. Comunque ragazzi, la Panda regge l'usura? Assolutamente sì, se tagliandata correttamente. Fateli almeno un tagliando all'anno e fate la distribuzione quando la dovete fare. Poi naturalmente i guasti che ci sono normali, la macchina si può guastare e alcune componenti andranno sostituite, però l'usura, 160.000 km, macchina del 2013, non si presenta affatto male. E niente ragazzi, per oggi è tutto. Potete commentare tutto quello che volete, che non sia offensivo naturalmente, nei video. Come al solito, correggetemi se ho fatto qualche cavolo di errore, perché ogni tanto sbaglio. Vado a braccio, non mi scrivo niente, non preparo niente. Come mi capita una macchina, vi faccio un video. E niente, vi ringrazio per aver visto anche oggi questo video. Buona giornata.